Video lezione numero 1, l'Africa. La pagina è la pagina 124. La pagina 124 riporta immediatamente i dati fisici, territorio e clima, che vanno riportati, come ben sapete fare, in una tabella con una cartina. C'è poi la parte che riguarda le fasce climatiche e ambientali e poi una parte che riguarda storia e popolazione che potete tranquillamente fare da soli. Per quanto riguarda la parte economica, sarà oggetto di una prossima video lezione. Proseguiamo con la visualizzazione di Google Earth, con una visualizzazione che già conoscete, quella appunto della vista notturna. Comunque, già da qui vediamo che l'Africa è disposta simmetricamente rispetto alla linea dell'equatore e questo comporta, vedremo, che c'è anche una certa simmetria rispetto alle fasce climatiche e agli ambienti che troviamo, con qualche, diciamo, differenza dovuta al fatto che la parte settentrionale, la parte dell'emisfero settentrionale è più estesa e quindi riceve meno l'influenza degli oceani. Eccoli qua gli oceani, l'oceano Atlantico ad ovest, che la separa quindi dal continente americano, e l'oceano Indiano ad est. Questo è il Mar Rosso che separa l'Africa dalla tozza penisola arabica, che fa un po' da ponte verso poi tutta la massa del continente asiatico. Dall'Europa, come tutti sappiamo, l'Africa è separata dal Mar Mediterraneo. Ciò che salta agli occhi immediatamente è che è un continente buio, no? Potremmo definirlo, ma non perché manchi la popolazione, manca evidentemente l'industrializzazione che è tipica dei paesi occidentali, eccola qua, tutta l'Europa, e guardiamo un attimo gli Stati Uniti d'America e di qua c'è il Giappone. E l'Africa invece è un continente che sembra ancora, sembrerebbe, no? Spopolato se non in qualche agglomerato urbano. Questa è la città di Pretoria nel Sudafrica, Johannesburg, ma è vero anche che qui abbiamo la grande massa desertica, la grande estensione desertica del Sahara e questa parte qui, che è un po' più scura anche, è la foresta pluviale, a cavallo della linea equatoriale. Bene, per praticità seguirò il libro, lasciando aperta la finestra con Google Earth. Il Mar Mediterraneo è separato dall'Oceano Atlantico dallo Stretto di Gibilterra, un breve braccio di mare, e dal Mar Rosso, oggi, con il Mar Rosso oggi è messo in comunicazione dal canale di Suez che è stato scavato nel secolo scorso. Questo è il delta del Nilo. Nell'Oceano Indiano troviamo la grande isola del Madagascar e i due arcipelaghi delle Seychelles e delle Mascarene. Eccola qua in questa zona. Qui nell'Oceano Atlantico abbiamo invece Capoverde, eccole qui, e vi segnalo la piccola isola di Sant'Elena, quella nella quale fu esiliato Napoleone. Dal punto di vista geologico, in Africa troviamo le rocce più antiche della Terra. E proprio per il fatto che sono così antiche, troviamo quindi soprattutto dei grandi tavolati ed è prevalentemente pianeggiante. In questa zona, però, nell'Africa orientale, troviamo dei vulcani molto alti che superano anche i 5.000 metri, e eccoli qui: il Kilimangiaro, il Monte Kenya e il Ruwenzori. La Rift Valley, di cui pure vi parla il libro, è questa grande fossa tettonica che è occupata da una serie di laghi che dopo andremo a vedere. Per quanto riguarda i fiumi, ecco il Nilo, le cui sorgenti si trovano qui in questa zona, dalle parti del lago Vittoria. Il Nilo nasce dalla confluenza di due bracci, il Nilo bianco e il Nilo azzurro, e è ancora oggi molto affascinante la storia della ricerca di queste sorgenti. Abbiamo poi in questa zona un altro grande fiume, il fiume Congo, che disegna una sorta di arco, la sua foce, eccola qui, in questa zona. È un fiume che attraversa tutto, praticamente a cavallo dell'equatore, quindi è interessato dalla foresta equatoriale. Qui in questa zona invece abbiamo un altro grande fiume che è il fiume Niger, la cui foce, eccola qui, si trova in questa zona. E
e il fiume che invece sfocia nell'Oceano Indiano è lo Zambesi, che si trova in questa zona, eccolo. È interessante poi andare a vedere queste le cascate Vittoria. Il libro vi dice che le cascate più alte si trovano qui in Sudafrica, le Tugela Falls, ma queste cascate Vittoria sono veramente spettacolari. Se ingrandisce velocemente l'immagine possiamo proprio vederle. Eccole. Sono piuttosto spettacolari. I grandi laghi si trovano invece lungo la Rift Valley. Abbiamo qui il lago Nyassa, come viene segnalato dal vostro libro, che qui viene chiamato invece Malawi. Il lago Tanganyika e il lago Vittoria. Altro lago che va segnalato è questo qui, il lago Chad, che è una delle emergenze ecologiche del nostro pianeta. Si sta prosciugando ed è a bordi del deserto del Sahara. Bene, per quanto riguarda le fasce climatiche, le dobbiamo immediatamente abbinare agli ambienti che troviamo, quindi la fascia equatoriale che si estende a nord e sud del parallelo, diciamo, dell'equatore. Abbiamo il bacino del Congo, questo grande fiume, e quindi la foresta vergine, che è lo stesso tipo della foresta amazzonica, caratterizzata da grandissima umidità e senza grande differenza di stagioni, non ci sono differenze stagionali. Le due fasce subtropicali, ovviamente a nord e a sud dell'equatore, diventa, diciamo, più evidente l'alternanza delle due stagioni, di due stagioni, non quattro come da noi, e le piogge concentrate in un solo periodo dell'anno. Qui troviamo la savana con i grandi mammiferi e i grandi felini, i grandi predatori, quindi zona di leoni e di gazzelle. Le due fasce tropicali, anche questa naturalmente una a nord e una a sud, abbiamo però, a differenza dei tropici di altre zone del mondo, sono del tutto, quasi del tutto prive di pioggia. Queste sono le zone desertiche, il Sahara al nord, il Kalahari e il Namib a sud. Abbiamo quindi la vegetazione tipica di queste zone, dove la troviamo nelle oasi. Poi abbiamo sempre due fasce subtropicali temperate nelle zone estreme del continente, una sulle rive del Mediterraneo e l'altra intorno a Capo di Buona Speranza, quindi parliamo del Sudafrica, e abbiamo una vegetazione di tipo mediterraneo. Ecco quindi la cartina dalla quale emerge una cosa abbastanza interessante. Questa zona qui, dove ci aspetteremmo di, questa zona dove ci aspetteremmo di trovare anche qui la foresta pluviale, è invece una zona dominata dalla savana e dalla steppa. Questo per delle ragioni abbastanza facili da capire. Qui troviamo i maggiori rilievi del continente. Abbiamo appunto quei grandi vulcani che superano i 5.000 metri, troviamo degli altipiani piuttosto elevati. L'influsso degli oceani qui in questa zona è piuttosto scarso. Bene, come ho detto, la storia, la popolazione è una parte che potete vedere da soli. Tutti gli approfondimenti li metterò nel Padlet, al quale vi rimanderò con i link che vi fornirò.